up Siciliano. All you calabresi do the mumble like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more a mozzarella, hey mambo. Mambo italiano, try an enchilada with the fish baccalà. And a mambo italiano. Io non credo che Grillo andrà da Monti, credo che Grillo andrà da Napolitano. Non l'avesse mai detto Alfonso Buonafede, eletto alla Camera con il Movimento 5 Stelle, ospite di Lili Gruber sulla 7. Quella frase pronunciata scatena l'ira di Beppe Grillo, che dal suo blog ribadisce le regole. Gli unici titolati a parlare sono i capigruppo, dopo aver discusso e condiviso i contenuti con i componenti del gruppo. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no! Ma è soprattutto contro i giornalisti che Grillo si scaglia ancora una volta. Attenti al lupo, dice ai suoi, non cedete ai richiami dei conduttori TV, pronti a sbranare ogni esponente del movimento. Giornalisti come lupi, quindi, ma attenzione, solo quelli italiani. A quelli stranieri, Grillo invece apre le porte. Ultima intervista concessa di una lunga serie, quella al settimanale britannico Time, al quale svela: noi vogliamo il 100% del Parlamento. Quando i cittadini diventeranno lo Stato, il movimento non avrà più bisogno di esistere. I 5 Stelle, aggiunge, incanalano in Parlamento la rabbia del paese, che altrimenti sfocerebbe in violenza di piazza. E poi ancora giù altre sberle contro i media italiani che, dice, fanno parte del sistema. Certo, in quel sistema, in quelle televisioni, su quei giornali, Grillo ha scelto di non esserci, ma di fatto in quel sistema ci finisce sempre e comunque, e di quel sistema alla fine si nutre il suo consenso. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no. Infatti, nonostante in campagna elettorale il cosiddetto tempo di presenza del Movimento 5 Stelle in televisione sia stato del 2,4%, un decimo rispetto a ciascuna delle coalizioni in gioco, il cosiddetto tempo di attenzione, ovvero lo spazio dato al Movimento 5 Stelle nei talk, è incalcolabilmente più alto. Di Grillo si parla, su Grillo e i suoi si scava. Da ultimo lo ha fatto l'Espresso nel numero di oggi in edicola, con un'inchiesta sul suo autista, Walter Vezzoli, 43 anni, che da oltre 10 lo segue come un'ombra e che avrebbe, secondo il settimanale, una vita parallela. Sotto la lente di ingrandimento sono finite 13 società aperte in Costa Rica per compiere operazioni immobiliari, compreso il progetto per un resort di lusso. Tra gli amministratori compare proprio Vezzoli e oltre a lui Nadere Tajik, la cognata di Grillo. Allora, anche oggi ce n'è per tutti. Beppe Grillo continua a tirare sberle ai giornalisti, dice che sono dei lupi, che sono pagati dai partiti per sputtanarlo, insomma una roba molto violenta. Dall'altra parte l'Espresso risponde con una inchiesta, l'autista, la cognata, il Costa Rica, un'inchiesta esclusiva in cui racconta di 13 società che sarebbero domiciliate nel paradiso fiscale del Costa Rica. C'è anche su Facebook il Movimento 5 Stelle, c'è anche una risposta del Movimento 5 Stelle che dà una serie di spiegazioni dicendo che società anonima in spagnolo significa semplicemente limitata, e che l'ecofeudo, che sarebbe questo resort di cui parla l'Espresso, in realtà è un ecovillaggio e non il resort di Briatore a Malindi. Proveremo a capirne qualcosa in più, ma veniamo però al punto del rapporto con i giornalisti, che mi sembra quello un po' fondamentale. Stamattina sulla Repubblica Michele Serra ricorda una frase di Grillo che io stesso ho sentito decine di volte, cioè: l'unico giornale del quale mi fido è la settimana enigmistica, dice sempre nei suoi spettacoli Grillo, e Michele Serra dice: l'ho scritta io questa frase, peccato che l'ho scritta negli anni 90, che era un paradosso satirico. Si può passare dal paradosso satirico al paradosso politico? Si può pensare, quando uno ha preso il 25% dei consensi, di non parlare con la stampa italiana? Ciao David Parenzo. Buongiorno. Che ne pensi? Ti senti un po' lupo, lupetto? Ma troppo poco rispetto a quello che si è detto sul duo Grillo-Casaleggio. Ma in realtà il problema è che lui con i giornalisti gioca il gatto col topo, ha inventato una comunicazione straordinaria, questa invenzione, per cui quando tu intervisti i grillini, io l'ho fatto qualche volta,
questi poi ti riprendono con la telecamerina perché poi hanno paura che tu invece tagli, cuci, incolli. Grillo è uno straordinario comunicatore. In verità non ha inventato molto, perché le sue battaglie contro la partitocrazia sono battaglie che 15 anni fa conduceva Marco Pannella, quando davanti alla Camera dei Deputati, addirittura vestito da Babbo Natale, quindi mascherato, anche Pannella, ridava i soldi del finanziamento. Solo che non ha mai sfondato un elettorato. Non ha mai sfondato perché forse era il momento sbagliato, mentre Grillo ha intercettato il momento giusto con una comunicazione innovativa. Va bene, ti fermo un attimo. È un pirla, si può dire? Beh, Grillo. Casaleggio. Non ho ancora capito se è un guru o un pirla sesquipedale. Secondo me è un pirla sesquipedale, perché uno che scrive, non so se i tuoi ascoltatori lo hanno mai letto, il Casaleggio Pensiero. Scrive Casaleggio, in questo guru: la vita non è lavorare 40 ore alla settimana in un ufficio per 45 anni. Stavano meglio gli irochesi e i boscimani, che dovevano lavorare un'ora al giorno per nutrirsi. Questo è il Casaleggio Pensiero, cioè decidete voi se è un guru, un pirla, e la politica, il Quirinale, tutti devono... Allora, ora ragioneremo anche su quello. Simile. Mi pare che nell'Italia del Vaffa il pirla ci sta tutto. Pirla, alla fine, siamo tutti nella stessa barca. Quindi... Uno che gira... Beh, veniamo però a un altro punto, così poi sentiamo anche gli altri ospiti che saluto, Linda Lanzillotta, Antonello Caporale. E l'altro punto che ieri Grillo ha tirato fuori, che è un punto cruciale, ha detto: meno male che ci siamo, se no in questo paese si farebbe la rivolta nelle piazze. Bersani le ha risposto così, vediamo. Ma io Grillo non ho da dire niente. Lui non vuole diplomazie, scambi di sedie, io ne voglio ancora meno di lui, sia chiaro, ancora meno di lui. Ha scelto una via parlamentare, poteva sceglierne una extraparlamentare per interpretare questo moto di disagio, di protesta, di rivendicazione. Adesso dirà come intende prendersi le sue responsabilità, punto, davanti al Paese, punto. Io non ho altro, francamente, non ho altro da aggiungere. Voglio solo sottolineare qual è la situazione di questo Paese. Qual è la situazione? Voglio solo sottolineare che l'idea del tanto peggio, tanto meglio è un'idea distruttiva. Allora, mi pare un punto cruciale, no? Se uno sceglie la via parlamentare, poi in qualche modo deve stare alle regole del gioco. Saluto anche da Milano Lara Comi, PDL, e Antonio Misiani, PD. Faccio Buongiorno. Gli auguri dell'8 Buongiorno. Marzo sia a Linda Lanzillotta che a Lara Comi. Sappiamo dai dati che mai tante donne in Parlamento, siamo una donna, un parlamentare su tre che è donna. Temo... Sento anche il parere di Linda Lanzillotta, che non basti, perché oggi contemporaneamente ho letto su un giornale tedesco che riporta una grande inchiesta fatta in Germania che il politico più maschilista è Angela Merkel, e mettono in fila tutta una serie di cose che Angela Merkel ha fatto, diciamo, non voglio dire contro le donne, ma insomma non a favore delle donne. Allora, che tante donne arrivino e poi dopo che non ci si occupi dei temi cruciali che riguardano le donne, come è sempre accaduto finora, secondo me non è un gran successo. Poi sai, il problema in questa fase del Parlamento è importante che ci siano le donne, però sono tutte donne cooptate da leader maschi, e il conformismo alla leadership è maschile e femminile. Quindi il problema è che le donne debbono avere, cioè, il coraggio di affermare... Cioè, se arrivi al potere, ti metti i pantaloni e agisci come un maschio, la propria, a me non c'è cambiato nulla. Autonoma leadership e la propria anche capacità di, non dico contrapporsi, ma avere una propria autonomia di pensiero, e avere abbastanza, come dire, autorevolezza e anche autostima per pretendere ruoli decisionali tali da poter essere anche al servizio delle donne, perché qui prima ci ammazzano, poi ci danno le mimose. Allora, brava, bravissima, sono d'accordo con me, meno mimose e più rispetto, sono perfettamente d'accordo. Lara Comi vuole aggiungere qualcosa, così chiudiamo il tema 8 marzo. Sì, io penso, non sono favorevole alle quote rosa, quindi anche nel giorno dell'8 marzo mi vedete un po' in controtendenza. Io vorrei essere scelta perché brava, capace, e non perché è giovane e perché donna. Dall'altro punto di vista... Lei non è stata cooptata dal leader maschio, Lara Comi? Allora, no, io vorrei precisare questo, nel senso che io ho avuto la possibilità dal presidente Berlusconi di essere candidata, ma la mia elezione dipende dai cittadini, perché io sono eletta a preferenze. Lo stesso è avvenuto con i ruoli Beata di partito. Beata lei, che belle regole che dicono al Parlamento europeo.
Vede, ma anche nei consigli regionali, comunali e provinciali abbiamo le preferenze. Lo stesso per il congresso provinciale che ho vinto insieme ad altri amici è stata un'elezione. Quindi la scelta non è avvenuta perché donna, ma perché i cittadini hanno preferito una certa... Allora, posso aggiungere anch'io una piccola riflessione? Si mette la parrucca e poi comincia a parlare. Sì, perché ormai se non si hanno i boccoli... non si comanda in questo paese. Scherzi a parte, vorrei ricordare sommessamente ai boccoli di Casaleggio, Mario Romano, mi dispiace. È bello che ha trovato tre carina. Donne che hanno tutti i capelli corti in proporzione, vede? Esatto, è vero. Pensa che noi tre, tu messe insieme, tutte. Io, la Comi e la Lanzillotta, non facciamo i capelli di Casaleggio. Sì, va bene. Andremo con l'extension. Prego, Misiani, cosa volevo aggiungere? Adattati. Sono sui boccoli, avevo anche altre cose da dire. No, volevo ricordare sommessamente, spezzo una lancia a favore delle elette del Partito Democratico, che pur con una legge elettorale che conosciamo si sono misurate con le primarie come i loro colleghi maschi, con i voti, con la necessità di recuperare il consenso. Quindi non è un destino ineluttabile quello di essere cooptati per i maschi, per le femmine, se la politica sa recuperare un rapporto con i cittadini. È chiaro che la legge elettorale va cambiata. Va bene, ce lo auguriamo di cuore. Antonello Caporale, il tuo giornale Il Fatto è stato forse quello di più e prima di tutti ha interpretato e raccontato il fenomeno Grillo. Adesso però siamo arrivati a un punto cruciale, nel senso che da una parte Grillo dice se non ci fossimo noi ci sarebbe la rivolta nelle strade. Dall'altra parte però io comincio a avere un sacco di dubbi, se devo essere, non vorrei sembrare ai grillini che ci ascoltano un lupo, ma mi chiedo, un movimento che chiede il referendum sull'euro, perché dice la democrazia ormai uno vale uno e quindi bisogna che tutti dicano la loro, può poi sottrarsi per esempio a chiedere ai suoi militanti se un accordo preciso su 4 punti da fare subito con il PD, insomma con chi ci sta... è una cosa che non si deve fare perché lo decidono Grillo e Casaleggio per i fatti loro, cioè non la capisco questa roba qui. Non mi sembrava il caso di intervenire prima, ma ci tengo a dire una cosa: il fatto che il Porcellum sia una schifezza non ci deve far dire le preferenze. Le preferenze sono il luogo più insicuro e malfamato della clientela politica. Noi avevamo una grandissima legge elettorale che si chiamava Mattarellum, collegio uninominale. Era il punto, la legge elettorale, ogni legge è truffaldina o è buona, non è che si cambia con la legge, ma era il punto migliore. L'hanno cambiato dolosamente e dichiaratamente per truffare l'esito elettorale, si vede anche adesso. Questo ci deve essere chiaro. Perché questo ci dà le ragioni, una delle ragioni per le quali anche ha vinto Grillo. Arrivo a te. Allora, il mio giornale ha osservato con attenzione, con curiosità e a volte con amicizia questo fenomeno. Ed è, sai il cestino dove tu metti e ammucchi tante cose? È un luogo dove si ammucchiano tante passioni, tanti ideali e anche tante cose non digeribilissime. Seguire con passione, con amicizia, con curiosità non significa non censurare e non giudicare. Noi oggi abbiamo fatto 2 pagine rispetto a tanti pezzetti degli altri giornali su questa vicenda ultima della Costa Rica. Sì. E quando Grillo cacciò i giornalisti, non li fece entrare a Piazza San Giovanni, questo giornale è stato l'unico che quella cacciata l'ha riprodotta in prima pagina con un catenaccio. Questo voglio dire perché? Perché la curiosità e l'intrigo rispetto a un fenomeno politico straordinario a noi giornalisti non deve significare sostegno, connessione. E qui è il secondo punto. Tu ti sei lamentata, lagnata, tutti un po' ci lagniamo per come tratta il giornalista in Italia. Io mi lagno per come noi giornalisti facciamo i giornalisti. Per molto tempo e per molto meno, se la società ci vede come una rete troppo collegata, a volte connessa, se non collusa col potere, è perché per troppe volte, e certo non per colpa di tutti, è come la vita, ci sono però, per troppe volte noi abbiamo assecondato un potere. Siamo stati visibilmente amici di un potere, amico di quello o nemico di quell'altro.
Questo è un dato inoppugnabile, è una verità storica. No, ma ti dirò di più, scusami, che è pure il mio ambito, che è il mondo del giornalismo economico. Secondo me abbiamo preso delle buche straordinarie. Cioè, tutte le cose che Grillo per tanti anni ha raccontato, la detto, Telecom, noi siamo la in uno Parmalat, studio, sono tutte noi cose siamo in uno studio televisivo. No, ma per dire che io sono d'accordo con te, però aspetta, bisogna arrivare a un punto. Anche quando parli con giornalista di Murdoch, non è che non stai parlando con un potere. No, 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 assolutamente. Noi siamo in uno studio televisivo e il giornale di carta, come dire, è una forma di giornalismo in declino. Ma tutti gli scandali di questa Italia, sui quali anche Grillo ha prosperato, lo si deve al giornale di carta, che è lo strumento, come dire, più vecchio. Voglio dire, l'informazione è un valore della democrazia. Più vecchio e più in crisi, è un valore della grandi democrazia. Grandi inchieste televisive ce ne sono ma state, su, grande inchieste... No, stiamo... sì. Possiamo citarne una per tutti che è nata qui, è quella sul Vaticano, che sinceramente Nuzzi ha aperto un mondo a tutti noi. Ma che... noi faccio qui, il Vaticano, Report, ma per dire, ne dico una, mille, così. Va bene, vero io penso che questo dico paese ci sta... Quello che tu hai detto è vero, in alcuni casi ha un valore gente straordinario fa sul quale anche Grillo ha... In questa rete si ospitò il signor Tavaroli, quando ancora la proprietà di questa rete era della Telecom, in un momento in cui il signor Tavaroli, a capo sistema di sicurezza, fece quel famoso scandalo in questa rete, quindi queste balle che c'è un giornalismo ha servito a... Io sono ospitato anche il signor Grillo, adesso ormai che puzza, parò a zero. No, ma non facciamo una... Non facciamo un discorso referenziale, però. No, non è un problema di dire... Non accetta il contraddittorio, questo è Grillo. Appunto. Cioè, in tutta l'informazione... Io voglio dire questo, e penso che noi dobbiamo capirci su una cosa... E faccio un esempio e spero che l'esempio sia calzante. Legge elettorale, per un anno, per due anni, i giornalisti, noi giornalisti, non loro, noi, che la colpa e la responsabilità è di tutti, abbiamo assecondato. Quante trasmissioni avrai fatto pure tu, quante volte l'avrai detto? La facciamo questa legge? E lei che ne dice, onorevole? E quella dice, sì, dobbiamo vedere, ma è colpa sua. E lei che ne dice, onorevole? E abbiamo, ma come dire... Ma questo è un altro discorso, un attimo, scusa, arrivano sti grillini, che saranno giovani, disorientati, anche bizzarri, e noi con l'indice puntato chiediamo qui e ora, subito, tu mi devi dire sul mondo intero che devi fare. Tu oggi devi scegliere se allearti o meno. Ecco, questa pretesa di indicare, e lo indichiamo con un'aria di insofferenza, perché sono estranei al nostro mondo. Allora, questa è un'autocritica che ci dobbiamo fare per rendere più robusta la critica. Più forte l'accusa e l'indice puntato. Infatti, secondo me il problema è quello che ha posto Linda Lanzillotta, non sono i grillini, è un capo carismatico come Beppe Grillo, un altro capo carismatico come Gianroberto Casaleggio, che decidono che loro il contraddittorio con nessuno lo accettano. E questa roba qui, abbiamo parlato per anni, sinceramente, le 10 domande a Silvio Berlusconi a cui non rispondeva, a qualche domandina deve rispondere pure Grillo. Ma sono i fatti che uguali. Si occuperanno di loro, i fatti, se saranno messi davanti allora, ai fatti. Certo. Scusate, prima di dare la parola a Linda Lanzillotta e anche a Comi Misiani da Milano, però io volevo farvi vedere una cosa, cioè cosa è successo nella Democratica Pesaro, dove i grillini sono sbarcati in forza e hanno preso il 33% dei consensi. Partiamo dalla realtà e poi ne discutiamo. Son rimasti senza fiato, ramoglio ben contento. Guarda, guarda il mio talento, che bel tuo possente fa. Qui a Pesaro, nella città di Rossini, Grillo e il suo talento hanno fatto davvero un bel colpo, come cantava Figaro nel Barbiere di Siviglia. La provincia di Pesaro Urbino è una dove, delle province italiane dove il Movimento 5 Stelle ha preso più voti. Sì. C'è anche il suo tra quelli? Sì, esattamente. Perché? Perché area di rinnovamento. Mandarne a casa il più possibile e poi si comincia da capo. Perché hai votato Grillo? Per il semplice fatto, perché non credo più nella politica. Penso che qualunque candidato andrà in Parlamento farà meglio di Bersani, di Berlusconi, dei soliti volti che ci sono sempre stati. Ho votato Grillo perché credo che sia l'unico partito che effettivamente sia vicino ai cittadini, solo per questo. Perché volevo dare un segno agli altri partiti, insomma. È stato un voto di contestazione. Dai, contro tutta la politica, che poi dopo voglia fare qualcosa in più degli altri, non lo so. Però al momento mi ha messo un attimo di paura. Tutti mi vogliono, sono ragazzi, vecchie fanciulle, ho la brucca, presto la barba, ho
la sanguigna. C'è qualcuno che ha votato Grillo qui? No. Nessuno, bene. Tutti, come nessuno, lo vogliono dire. Si nascondono, dice? Sì, io dico di sì. Ma lei l'ha votato? Io sì. Oh, e c'ha coraggio, lo dice. Sì, perché no? Oh. Perché l'ha votato? Perché quegli altri mi hanno rotto le scatole. Se una persona come me, che comunque ha sempre votato PD, abbastanza convinta, aveva dei dubbi, immaginavo che sarebbe successo questo patatrato. Mi è arrivato, sì. Però adesso è un po' un caos. Sei pentita? Pentita no, però insomma speriamo che riescano a vedere le cose giuste, insomma. Sì. Allora, mi pare che quello di Pesaro è un esempio interessante, anche perché vi do due dati. Nel 2008 il PD nella provincia di Pesaro Urbino prendeva il 42% e il centrodestra il 38%. Oggi hanno il 30% e il 19%. Quindi è uno smottamento serio. Voglio sentire Misiani, Lanzillotta, perché Linda Lanzillotta adesso è scelta civica a Monti, ma ha militato nel centro-sinistra per molto tempo. Come ce lo spieghiamo questo fenomeno? Ma io penso che il fenomeno è l'ostinazione dei partiti a non cambiare, che ha generato l'esasperazione. Faccio solo due esempi, no? Che partono anche dalla proposta che fa oggi Bersani sulla riduzione dei costi della politica. Io ero ministro delle regioni nel 2006 con Prodi, proposi un'agenda di riduzione dei costi della politica per quanto mi riguardava regioni ed enti locali, società pubbliche, consigli regionali. Poi c'era parecchio da fare, ci siamo accorti poi dopo. Eccetera. È stato asfaltato quella proposta in Parlamento dalla maggioranza di centrosinistra. Finanziamento pubblico dei partiti, ne abbiamo discusso forse meno di un anno fa. Abbiamo fatto, io ma anche con altri parlamentari del PD, che poi non sono stati rieletti, forse non casualmente, delle proposte abbastanza radicali di trasformazione di quello che è il finanziamento, perché qual è il punto? Io sono perché ci siano dei contributi pubblici, perché è una garanzia di democrazia, però devono essere rimborsi e non finanziamento agli apparati, ci deve essere una trasparenza. Anche quella storia lì è una storia incredibile, l'unico paese del mondo che fa un referendum e poi trova uno stratagemma per fregare gli italiani che hanno votato al referendum. Una norma che secondo me è elementare, ma è stata percepita come un'aggressione, e cioè che chi viene in qualche modo nominato attraverso un percorso politico, non so, mettiamo le fondazioni che nominano i vertici delle banche, o i direttori delle ASL, o gli amministratori di società pubbliche, non possono contribuire al finanziamento dei partiti, perché si crea un conflitto e soprattutto la motivazione, diciamo, della nomina non è quella meritocratica, ma è quella dell'appartenenza. Allora, Misiani, allora tutto questo c'era modo di farlo in questi anni. L'esasperazione, e io penso la miopia da parte dei partiti è stato di non capire che questo per tempo e quando arriva la crisi economica tutto quello che poteva essere non si tollerato più. Alla fine non si tollera Misiani, più. Misiani, il punto è proprio questo, cioè il punto è che adesso voi dite un sacco di cose molto condivisibili, ma che gli italiani pensano: se non hanno fatto gli scorsi 20 anni, perché mi devo fidare adesso? È proprio semplice. Ma guardi, le cose che stiamo dicendo adesso le abbiamo dette in gran parte anche in campagna elettorale, probabilmente in modo timido, poco riconoscibile, è giusto fare tutta l'autocritica del caso, perché noi siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione politica. Pesaro è la punta di un iceberg di un paese che ha dato il massimo dei voti ad una forza politica che si presentava per la prima volta alle elezioni politiche, quindi non sono certo tra quelli che sottovaluta l'impatto dirompente di queste elezioni. Il punto però è che cosa fare ora. Perché se allora, dalla direzione del PD è uscita una proposta precisa. Bersani ha detto: c'ho 8 punti da portare in Parlamento e chiederà la fiducia chiederà su questi 8 punti. Chiederà a tutti di esprimersi. Bersani chiederà a tutti di esprimersi. Allora, scusi, ma Bersani poi ha chiamato Napolitano alla fine della direzione, giusto? Sì. E che cosa si sono detti? Lei lo sa? Un atto, dovrebbe chiederlo a Bersani, perché onestamente non... Io la considero un uomo vicinissimo a Bersani, mi avvalgo della sua conoscenza della materia. Immagino che gli abbia riferito i contenuti della discussione, gli abbia anticipato la proposta con cui Bersani andrà da Napolitano nel momento in cui partiranno le consultazioni. Però ci sarà un incarico esplorativo, secondo lei?
Questo è nelle mani del presidente Napolitano, la Costituzione gli affida prerogative precise e non sono certo io a dover spiegare al Presidente della Repubblica che cosa è utile fare date le condizioni. Quello che io posso dire ai telespettatori è quello che pensa il PD. Dobbiamo partire da quello che è il paese oggi, un paese in gravissima crisi economica e sociale, in cui c'è uno scollamento enorme dei cittadini nei confronti della politica e dei partiti, ne siamo rimasti vittime anche noi e ne prendiamo atto, naturalmente dobbiamo reagire e rispondere a questa domanda di cambiamento, però alla domanda di cambiamento si risponde facendo le cose, iniziando in Parlamento a varare un governo di cambiamento. E guardate che questo Parlamento è il Parlamento più riformista della storia della Repubblica, non solo perché ci sono tante donne, faccio loro i complimenti, ma perché ci sono tanti giovani, perché ci sono tante persone che condividono l'idea di cambiare profondamente questo paese. Il cambiamento si fa se c'è un governo. Allora, alla direzione del PD la proposta di Bersani sarà votata all'unanimità, però c'era un piccolo però, cioè c'era in platea Matteo Renzi, che doveva parlare, invece è andato via prima e non ha parlato. Su quello si è scatenata tanta, diciamo, gossip politico e anche Fiorello ha detto la sua. C'è stata la riunione ieri, la riunione del PD, direzione del PD, una cosa durata 6 ore, ragazzi, 6 ore, e di un'allegria stupenda, gente meravigliosa. Renzi se n'è andato e tutti si chiedono perché Renzi se n'è andato, perché Renzi è andato, perché la sera ha rottamato le palle. No, secondo me se n'è andato perché è entrato, ha visto la Bindi, D'Alema, dice, mi sono sbagliato, è il compleanno di Occhetto. Misiani, sembrava un po' il compleanno di Occhetto, no? Era una riunione di analisi del voto. È vero che la sinistra, quando analizza le sconfitte, ne abbiamo avute parecchie in passato. Ci ricordo sempre un po' a Moretti la sinistra quando analizza, diciamo. Sì, somigliano spesso delle sedute di autocoscienza. Però io credo che anche quella riunione invece sia stato un atto di trasparenza nei confronti del paese. Noi non abbiamo fatto lo streaming soltanto per un pezzettino facendo il resto a porte chiuse. Abbiamo fatto di fronte al paese. Sì, vi ho mandato in onda, guardi, mi sono molto emozionata di questa trasparenza. Vi ho mandato in onda per tutta la mattina. Mi sono collegata con i discorsi che si facevano lì. E noi vi ringraziamo. Poi naturalmente giudicheranno gli italiani, per l'amor di Dio. Al di là poi della Senta, discussione, mi dica un'ultima fatto... cosa, ci sta questa possibilità che sui giornali io leggo di nuove primarie tra Renzi e Barca? Che, lo ricordo, il ministro Fabrizio Barca ancora in carica nel governo in prorogazio, ma che è un storico esponente della sinistra, cioè suo padre era un signore, un comunista importante. Guardi, io sono un ragazzo di provincia, credo che dobbiamo fare un passo per volta. Adesso il tema è andare in Parlamento con una proposta che parli ai problemi del paese, la disoccupazione, le imprese che non riscuotono i soldi dallo Stato, le istituzioni che vanno rese molto meno costose, molto più efficienti. Partiamo da lì, vediamo in Parlamento chi è disponibile a sostenere un programma di cambiamento. È giusto che Bersani faccia la prima mossa, perché il Partito Democratico, che ha perso queste elezioni, ha però la maggioranza assoluta alla Camera e relativa al Senato. Poi vedremo come si sviluppa la discussione parlamentare. I passi successivi... Allora, io credo Misiani, che non sia lei sarà pure di provincia, però alla direzione del PD c'era un signore che invece è un sapiente della politica, che è Massimo D'Alema, che ha detto queste cose. Sentiamole. Molto dipende dalla qualità dell'offerta di rinnovamento che noi presentiamo. Questo è un tema sul quale secondo me dovremmo tornare a ragionare. Che cos'è il rinnovamento di un grande partito? Noi facciamo perché a volte vedo venirne avanti una visione, lasciatelo, fragile, subalterna. Si è identificato il rinnovamento con la liquidazione di un gruppo dirigente. Benissimo, io mi sono autoliquidato felicemente, ho fatto la mia campagna elettorale con passione, diciamo, senza essere candidato. Non è che ho avuto l'impressione, diciamo, che il ceto politico che avanza venga percepito dal Paese come molto nuovo, al di là degli aspetti generazionali. Noi facciamo tante cose nuove, ma un signore di 65 anni che fa le riunioni a porte chiuse e prende a calci i giornalisti, tutte cose molto vecchie, appare più nuovo di noi.
Vabbè, io devo rivelare una battuta che ha fatto Lina Lanzillotta durante quello che diceva D'Alema, perché è meraviglioso. Ha detto quello che avrebbe voluto fare lui, cioè prendere a calcio i giornalisti, era la vera ambizione di D'Alema. Perché sorrideva molto durante... No, io trovo, diciamo, ho una grandissima simpatia per D'Alema e stima, anche se non condivido molte cose sul piano politico, però lo trovo... E questo era il suo paradosso, come dire, ma come? Io ho la stessa età, avrei voluto fare, in qualche modo, qualche volta l'ho fatto, io sono percepito come il vecchio e Grillo come il nuovo, cioè, e l'ho trovato fantastico. Ciattorello? Noi percepiamo chiaramente che se tutto questo si dice è anche merito, è grazie al voto che ha ottenuto Grillo. Il problema della politica, dobbiamo dirci la verità. Un attimo, ma sì, diciamoci la verità, ma questo, che la politica, l'intera classe dirigente non ha mai avuto come l'idea, io inizio e chiudo, si inizia e non si chiude mai, sì, fin quando qualcuno non ti prende a calci. Si inizia e, mi spiace, si ottiene dal Presidente della Repubblica l'incarico e la nomina alta di senatore a vita e non basta mai. E poi si ridiscende in politica o si sale o si scende o si va di lato. Il dato vero è l'immutabilità e l'irrecuperabilità del potere. Ha ragione D'Alema quando dice ma si giovani sono giovani veramente? No, è una finzione. Sono cooptati, legati, accordati. Cioè Misiani e Comi sono due anziani, sì, signori. No, non sono di Misiani. Lara Comi è stata cooptata da Silvio Berlusconi, che le ha fatto avere l'esatto numero delle preferenze che ha ottenuto. Una non è sua. Una non è sua. Il suo pensiero è condizionato da quello che dice il leader. Non ha alcuna libertà. È nei fatti. Perché i grillini hanno assolutamente. No, non diciamo i grillini adesso. Assolutamente. Allora, I grillini non possono parlare, ma non vi affranca da questa condizione. Io i grillini. Allora, quotidiano ha messo il cappello. Posso precisare anche però, perché... Il nome Grillo è lo stesso che vuole abolire il famoso senza vincolo di mandato. Di cosa stiamo parlando? Il Fatto Quotidiano è stato il primo che ha parlato di Rodotà, il primo che ha parlato di Barca, il primo che ha detto che Grillo non sono accuse, sono dati, non si devono offendere. No, assolutamente no, però credo che abbia il diritto di rispondere. Assolutamente sì, ma è la realtà. Assolutamente no, perché il dottor Caporale si è presentato con un blitz nel mio ufficio a Varese, dove ha avuto un'intervista tranquillissima, dove ho parlato a 360 gradi del mio pensiero, che è vicino naturalmente a quello del mio partito, altrimenti non sarei in questo partito. Io ho anche detto che il governo Berlusconi ha svolto delle attività positive e delle attività negative, tra le quali ha fatto anche l'aumento dell'IVA, che non sono assolutamente favorevoli. Se poi vogliamo creare di tutto un'erba un fascio, e le sue domande erano particolarmente tendenziose, mi spieghi e un po' il blitz, come è arrivato incappucciato, che ha fatto? No, è tranquillamente salito senza neanche... Si è spacciato per un giornalista di Libero. No, assolutamente, anzi, deve essere testimone. Anche Misiani è un'ironia, io sono veramente estasiata, c'è un futuro, Misiani, qua i comici sa che vanno a ruba. È stato accolto piacevolmente durante la campagna elettorale, mi ha visto anche legge, l'assicuro anche Misiani, ero lì per raccontare la campagna elettorale per la Lombardia, ma non ha... No, quella visita, lei è gentilissima e cortesissima, scusi. No, lei non si è focalizzato relazione... sui gay in quella visita, no, cioè è rimasto il mio su giudizio, perdoni, le stesse domande. Il solite. Mio giudizio che do su Lara Comi no, è un giudizio politico, non mi permetto. Voglio ma non dire. Ma è sbagliato quello che lei sta dicendo come giudizio politico. È la realtà. Politico. Allora, le scusi. Dico la signora Matera. La signora Matera, che è eurodeputata, è sua collega. Io parlo della le signora Comi, Barbara Matera, Barbara che è stata eletta. Ha ottenuto 240.000 allora, voti. Io è l'unico comizio. Lara sa quanto è durato? Allora, 20 secondi. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Barbara Matera. Allora, 240.000 voti. Scusi, lei è venuto direttamente a Varese e ha visto il mio operato assieme a uno staff in campagna elettorale. Quindi io parlo della mia esperienza personale, ha visto anche come si recuperano i voti e i consensi stando tra la gente. Alcun dubbio. Io politicamente le dico, è normale
che gli aspetti che viene a dichiarare Berlusconi sono favorevole, altrimenti non rimarrei in questo partito e andrei in avessi altre idee. Se il presidente Silvio Berlusconi non avesse imposto il suo nome, lei con tutta la buona volontà, la qualità, il lavoro, non avrebbe fatto nemmeno il consigliere comunale di Varese. Ma è lì dove sbaglia, perché lei sottovaluta la libertà del cittadino. Vede, Berlusconi in quel caso impone il mio nome se c'è una lista bloccata. Onorevole Comi, ma voi avevate fatto le primarie per sostituirlo, quello vi ha rimandato in bagno. Forse usciamo dal problema personale, perché io penso che lei può prendere tutti i voti che merita e non entriamo lì. Però il punto politico è un altro. Quello che dice Antonello Caporale è, per esempio, facciamo un esempio della campagna elettorale. Siete partiti senza Berlusconi, che eravate dei morti che camminavano, con tutto il rispetto, perché io ero qui e li vedevo le facce dei suoi colleghi su queste poltrone che dicevano forse, chissà se ci saremo. Questo signore qui, a 76 anni, è sceso in campo, ha fatto una campagna elettorale tutta da solo e ha portato il partito di nuovo ad avere... È verissimo, è cioè, stato quindi il che sia un partito che si identifica in un leader mi sembra abbastanza chiaro, no? E che comandi il leader mi sembra pure chiaro. Io sto facendo un discorso diverso, nel senso che se si ha un partito, naturalmente il leader è il primo trainer di tutto il partito, ma lo stesso se è leader è Bersani e lo stesso è Grillo, perché non mi, mi permette di dire che Grillo ha vinto Grillo, non ha visto i grillini che non li abbiamo mai visti. Allora, secondariamente a questo, l'aspetto politico che deve essere fatto è quello di persone che stanno sul territorio, quindi c'è una parte data dal presidente Berlusconi e dalla sua credibilità, perché adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, le condanne, non condanne e via dicendo, ma i cittadini... Però Limu è stata una vera ideona, a proposito di ideone che non ci sono state. Beh, su quello Limu, guardi che Berlusconi sulla prima casa non l'ha mai voluto, l'ha inserito Amato, l'ha ridotto... No, ma io dico la restituzione del Limu, davo atto dell'ideona in campagna elettorale, Lara Comi. Pagava pure lui, attenzione, è un'idea che se Berlusconi avesse vinto si sarebbe concretizzata. Secondariamente, io la letterina ce l'ho sempre, che poi casomai capita un governissimo, mi faccio rimborsare l'Imu, chi può dirlo? E lui pagava. Abbiamo detto da una parte la letterina, Grillo, vero? Vediamo Grillo e Bersani se voteranno a favore di questa idea più che volentieri. Però quello che vorrei terminare il ragionamento e arrivo alla fine. C'è sicuramente un consenso dato dal presidente Berlusconi, ma accanto a questo ci sono persone come la sottoscritta e tanti altri che ci mettono la faccia sul territorio e questo è anche parte del consenso, quindi non avviene tutto per il leader come per Grillo. Per il PDL e anche per Bersani, perché la struttura è la stessa, ci sono due leader, permettetemi, Berlusconi secondo me ha una leadership non maggiore rispetto cosa. A quella di Bersani e noi abbiamo gente sul territorio e Caporale l'ha potuto vedere in prima persona. Se Davide mi promette che in 20 secondi esprime un concetto, io devo andare avanti. Il tema che ha posto Caporale alla Racomia è la questione della selezione della classe dirigente, che indubbiamente è un problema. Cioè i partiti tradizionali sono stati inefficienti nella selezione della classe dirigente. Dalle Minetti a mille altri casi, non è il caso di Lara Comi, ma in tutti i partiti questo è il problema. Cioè i partiti che ormai stavano crollando, autoreferenziali, che tutelavano delle cricche. Tra questo e il modello di Beppe Grillo, che ci dice che la classe dirigente si seleziona attraverso questa cosa qui con un clic... Senza, e questo io sarebbe la grande innovazione della politica in cui una il notizia, tuo casaleggio l'abbiamo, scusami tanto, l'abbiamo scritto non so gli altri giornali, io ho votato centro-sinistra cosa, e però... tutti i giornalisti del fatto l'hanno scritto ciascuno cosa no per capirci questo, tu hai fatto l'elogio di quel metodo di selezione nuovo di classe dirigente. Un'altra cosa, non è un modo di selezionare io ho la detto, classe dirigente se non arrivava questo uragano nessuno ascoltava, nessuno sentiva, nessuno cambiava. Adesso l'uragano è arrivato, lo tsunami ha distrutto la prospettiva che ci dà oggi Grillo è che non c'è alcuna prospettiva che continua a distruggere, perché se tu disprezzi le regole parlamentari dicendo elezione del capo dello Stato vaffanculo cosa me ne frega, ma si anche mette Grillo una... pagherà ma anche Grillo pagherà all'Italia, perché è molto facile distruggere le istituzioni, è molto difficile ricostruire la distruzione delle istituzioni è stata il cambiamento, è una cosa morale condotta della politica in questi anni che è stata vergognosa. Grillo secondo me dobbiamo
dobbiamo dirlo perché, noi ce ne dimentichiamo delle cose. Sono d'accordo, certo. Però il cambiamento è anche insieme ricostruzione, perché se è solo distruzione ne faranno le spese allora, gli italiani. Non c'è dubbio che il rischio è il tanto peggio, tanto meglio, è un rischio forte che stiamo correndo. Dopodiché, appunto, secondo me ancora molta autocritica c'è da fare, perché le cose che sono successe anche in dei luoghi abbastanza... storici, specie per la sinistra. Io in questi ultimi giorni ho mostrato le immagini degli operai all'uscita dell'Ilva, che abbiamo chiesto a centinaia di operai cosa avevano votato. Praticamente tutti, è un sondaggio naturalmente fatto così alla buona da noi, avevano votato Beppe Grillo. Però ricordiamo che 13-15 anni fa votavano Lega gli stessi operai. Benissimo, infatti. Però c'è sempre... Adesso, per esempio, il caso Fiom. Grillo ha aperto la Fiom. Sulla Fiom ci sono alcune posizioni su cui sono assolutamente... concordi. Noi siamo stati a Bologna a capire lì cosa sta succedendo. Poi sentiamo un attimo Misiani cosa ne pensa. La crisi ha fatto uscire le generazioni più anziane, quindi oggi abbiamo fabbriche di giovani ma con molta precarietà. C'è la voglia di cambiare e un movimento di rottura come quello di Grillo viene ritenuto utile. Ovviamente però deve anche a questo punto prendersi delle responsabilità. Apre i 5 Stelle il sindacato dei metalmeccanici, anche in Emilia Romagna e soprattutto a Bologna, dove il nocciolo duro del PD è rimasto frastornato dalla batosta elettorale. Proprio qui, dove su 56.000 lavoratori, ben 18.000 vanno avanti solo grazie agli ammortizzatori sociali. Il dialogo non decolla, ma in fabbrica in tanti guardano ancora con favore a un accordo Bersani-Grillo. Io guadagno sui 1.250 euro, che attualmente non mi bastano neanche per dire ho un lavoro dignitoso, ho una vita dignitosa. Prima cosa io mi voglio scusare con Beppe perché sono comparso davanti alle televisioni, come prima cosa, e sarebbe, diciamo, è contro il nostro modo di pensiero. Io non credo solo per AI, di tutto abbiamo votato per Grillo, perché è la popolazione che non ce la fa più. Io ho 23 anni, io ho votato Grillo. Per un fatto che è un movimento che parte dal basso, dal cittadino vero. Grillo sì, è il trascinatore. E in più tutti questi giovani hanno la mia spinta dietro, insomma. Ero contento di vedere lo spoglio, che i numeri aumentavano. Al Senato ho votato Partito Democratico, SEL, e alla Camera dei Deputati ho votato il Movimento 5 Stelle di Grillo. Molti punti secondo me sono in comune, il 60% del programma è in comune, però il Partito Democratico secondo me è una democrazia interna molto verticale, mentre il Movimento 5 Stelle è una democrazia interna molto orizzontale. Che lavoro qui è dall'89, da giugno 89, ho 46 anni, ho votato PD. Fatece largo che passa il cortello. Si riempiono le strade. Alla Breda Menarini da tempo c'è aria di crisi. Gli autobus restano in garage, la produzione è ridotta ai minimi termini e il gruppo Finmeccanica, ora anche sotto i riflettori per scandali e tangenti, non ha più intenzione di investire sul trasporto pubblico. Agli operai non resta che sperare nel prossimo governo, che vedono comunque a 5 Stelle. La certezza che il Movimento 5 Stelle comunque possa riuscire nel suo intento è ovvio, non ce l'ho, però ho la sicurezza che comunque i governi passati non sono riusciti comunque a fare nulla per il paese, se non quello di affondarlo totalmente. Anche i lavoratori della Breda Menarini hanno visto un intervento fattivo del Movimento 5 Stelle. Grillo lo vedo molto più portato in questa fase storica, ci vuole un grande rinnovamento e anche partecipazione di gente del popolo a far parte di questo governo. Guarda quanta gente c'è. Allora, ci sono due o tre punti su cui secondo me bisogna ragionare questo servizio. Il primo è il racconto di cosa sono le fabbriche oggi, no? Gli anziani vanno via, rimangono i giovani, spesso precari, con delle idee più radicali e più grilline rispetto al vecchio operaio che si sentiva comunque dentro un mondo di garanzie. L'altra cosa è un po' anche il paradosso di come viene percepito questo mondo, nel senso che da una parte quel signore lei dice mi scuso con Beppe che vado in TV, quasi fosse veramente, come dirti, un capo a cui c'è un dovere di obbedienza assoluta, però poi dicono il PD è verticale e invece loro fanno la democrazia orizzontale. Insomma è complicata, Misiani, eh? Ma guardi, io ho molto rispetto naturalmente per le scelte dei cittadini,
a partire da quelli che chiedevano il rinnovamento e hanno pensato e sono convinti che il rinnovamento sia Grillo. È una convinzione legittima, naturalmente. Mi permetto di dire però che l'idea che il Movimento 5 Stelle sia democratico dal basso e la decisione sia affidata a cittadini in cui uno vale uno, temo che sia un'illusione. Se si legge le regole che si è dato quel movimento, nel non statuto c'è scritto una cosa che rappresenta un'aberrazione, che il simbolo è di proprietà del signor Beppe Grillo, cioè il partito è di proprietà di una persona, una cosa che non ha eguali ma nemmeno nei partiti più padronali di qualunque democrazia occidentale. Ci saranno sicuramente i meet-up, meccanismi di discussione. Io credo che bisogna guardare con attenzione, senza spocchia, perché è un fenomeno che ha innovato indubbiamente il panorama politico. Però ci sono anche degli aspetti che a me inquietano e che credo sui quali il Movimento 5 Stelle va incalzato, perché c'è un tasso di leaderismo che è incompatibile con una vera democrazia interna. Il tema che bisogna cancellare l'articolo 67 della Costituzione, che i parlamentari devono obbedienza soltanto però al capo. Mi scusi, Misiani, perché anche lì io, figuriamo se voglio fare la grillina, però perché quella roba lì diventa una roba forte e la gente dice sì, che bello? Perché abbiamo visto della gente fare delle robe orrende. Cioè, noi per anni abbiamo raccontato i razzi, gli scilipoti, quelli che cambiamo, De Gregorio, che noi sono, per carità, ci sono le inchieste in corso, però insomma ha raccontato che ha beccato 3 milioni per andare da un'altra parte. Allora, quando senti queste cose qui, il vincolo di mandato, l'autonomia di un deputato non è più una cosa sacrosanta, perché tu agisci secondo coscienza, diventa una roba sporca e orrenda, e tu dici io ti blocco, così la facciamo finita con sta robaccia. Cioè, purtroppo quello è il tema. Invece libere scelte di coscienza, onestamente, di parlamentari che non condividevano più un progetto politico e che hanno fatto scelte diverse, e che io credo vada rispettato invece la libertà di coscienza. Ma io lo rispetto, conosco Linda Lanzillotta quando faceva l'assessore al Comune di Roma e so per esempio quante volte Linda Lanzillotta non è stata d'accordo col partito in cui era e ha fatto scelte autonome e le ha anche pagate. Però per una Linda Lanzillotta ci sono un sacco di gente che ha fatto robe orrende per motivi molto... Un conto è la corruzione e lo scambio alla De Gregorio, un conto è il fatto che chi è stato eletto sia poi coerente con le proprie idee sulla cui base ha chiesto anche il mandato. Adesso lascia perdere il porcellum, no? Che deteriora qualsiasi cosa, perché tu non sei soggetto autonomo nel rapporto con i cittadini. Ma in un sistema elettorale in cui i cittadini ti scelgono col collegio uninominale o con le preferenze, certo, su cui io sono abbastanza d'accordo con Caporale, esatto, tu hai una responsabilità. Io per esempio la sento moltissimo. Quando ti trovi a votare regolarmente con un partito di cui non condividi più le scelte, non ce la fai, no? Non, perché poi ti viene chiesto, ma tu l'hai, certo, votato, no? Quindi sì, questa questione del vincolo di mandato bisogna stare attenti. Naturalmente se Grillo vede qualcuno che va a fare scouting e compravendita dei suoi parlamentari che nemmeno sono arrivati, forse la reazione... No, a parte lo scouting, tutta Italia ha sentito un signore come Razzi che ha detto che lui restava in Parlamento e doveva pigliare la pensione. Esatto. Questa roba purtroppo pesa come un macigno sulla credibilità della politica. È la degenerazione. Non c'è dubbio, però c'è un principio che va salvato, che è presente in tutte le democrazie occidentali. Non c'è una democrazia occidentale in cui non sia prevista la libertà da vincoli di mandato. Sì, esatto, però non è neanche corretto, perché se io vengo eletta come PDL, quindi rispondo a dei valori come PDL o come PD e via dicendo, e successivamente cambio idea, io devo dimettermi. No, ma è forse il PDL che cambia idea. No, attenzione, perché abbiamo dei principi chiave all'interno. Faccio l'esempio del PDL, uno, ma potrebbe essere dimettere l'esempio del PD. Come ma penso per che Lara Comi sia più d'accordo con l'idea che il vincolo di mandato c'è. No, perché nel momento in cui io col simbolo del PDL mi presento ai cittadini, vengo anche votata per il fatto di essere del PDL e di avere delle mie idee. Nel momento in cui questo non avviene più, vado via dal Parlamento, non rimango e faccio il gruppo misto o qualcosa d'altro, me ne vado, perché non è più un rispetto, sì, nei confronti, sì, dei cittadini. Perché devo andare in pubblicità, però Alfredo, se... trasfughi, Alfredo, rapidissimo. Com'è che Berlusconi, beh, si è preso tutti veloce, quei trasfughi, veloce. Io, scusate tanto, volevo distinguere il fatto che per quanto riguarda il Parlamento non ci sono le preferenze. Io voto un partito, mentre per quanto riguarda le regionali, le europee, eccetera, io voto le preferenze. Quindi sono due modi completamente diversi.
Nel caso delle preferenze, io ho la conoscenza, non lo so, della dottoressa Comi o di chiunque altro sia, quindi ho fiducia in lei. Nella Camera io voto il partito. Se il tizio che poi viene eletto, non è che l'ho eletto io, ma l'ha eletto il partito. Se cambia idea lui, non è che cambia il cioè, mio voto. Cioè, dice Alfredo, ci vuole anche una sorta di coerenza fra una legge elettorale e quello che poi capita, perché sennò stiamo scherzando. Però prima di eliminare dalla Costituzione... La legge elettorale, diciamo, non è nella Costituzione, articolo 67 sì, quindi prima di eliminare quella garanzia modificherei la legge elettorale piuttosto. Nel caso specifico, se tu hai un collegio dove hai uno scontro. Aspetta, ti do la parola dopo la pubblicità. Pubblicità e torniamo subito con voi. Mondo italiano. Mondo. Rinunciare al 70% dello stipendio non è fantascienza. In Sicilia i deputati regionali del Movimento 5 Stelle lo avevano assicurato in campagna elettorale e adesso la promessa è stata mantenuta. Basta ricevere i soldi dalla regione, andare sul proprio conto corrente, individuare qual è il conto corrente della regione e fare un transfer dei soldini. I grillini siciliani si accontentano di 2.500 euro al mese e hanno rinunciato a un vero e proprio tesoretto. Finora abbiamo restituito parte dei primi due stipendi. E abbiamo già raccolto 200.000 euro, siamo 15, questo per effetto del fatto che, le buste paga sono abbastanza corpose. La prima è stata di 11.725 e in media abbiamo restituito intorno agli 8.500 euro a testa, mentre la seconda era di 8.880 euro e abbiamo restituito all'incirca circa 5.500 euro a testa. I grillini hanno rinunciato anche ai portaborse, pagati profumatamente dalla regione, e tutti i fondi sono stati destinati a un capitolo di bilancio riservato al credito per le piccole imprese. Perché oggi se vai in banca a chiedere un prestito sai benissimo che non ti viene erogato a meno che tu non presenti delle garanzie superiori al prestito che vai a chiedere. Potevamo gestirli direttamente noi i soldi, però sicuramente avremmo prestato il fianco a chi magari avrebbe potuto dire vabbè, con i loro soldi finanziano però i loro amici o comunque attività che sono inerenti a qualcuno che è riconducibile a loro. Invece noi abbiamo inteso questa possibilità come una cosa che fosse finalmente d'appannaggio di tutti e che fosse fatta direttamente dalla pubblica amministrazione, perché i cittadini devono cominciarsi a innamorare di nuovo delle istituzioni, e questo credo che sia un passaggio fondamentale se vogliamo ridurre da un lato l'astensionismo quando si va a votare e dall'altro lato anche quel senso di non appartenenza alle istituzioni da parte dei cittadini. Allora, io cerco di essere obiettiva, cerco di dire le cose che non mi piacciono al Movimento 5 Stelle, come ho fatto all'inizio, però devo dire che poi ci sono degli elementi, secondo me, dirompenti. Per questa roba qui possiamo dire che è demagogia, che però ci dimostra che volere è potere. Cioè io per anni ho parlato con persone che mi dicevano ma lei ha ragione, prendiamo troppo, ma che dobbiamo fare? Ma lei ha ragione, ci danno i rimborsi, ma che dobbiamo fare? È la regola. Beh, questi qui hanno avuto un'ideuzza, secondo me, perché quando tu prendi un po' di soldi e li metti per finanziare le piccole imprese, è un'idea. Lo sai che Antonella, mi successe una volta, facemmo un esperimento, David, magnifico, lo feci io, andai da tre deputati a chiedere in separata sede, senza che l'uno quanto guadagnasse. Nessuno dei tre disse la stessa cifra, perché loro lavoravano su tre buste paghe, chi la congiungeva, chi la separava. Quando io ho detto, e secondo me è il grande valore di Grillo, ho votato centrosinistra, abbiamo fatto una discussione al giornale. E secondo me la dovremmo fare tutti noi giornalisti. Dovremmo dichiarare prima delle elezioni ai nostri lettori chi votiamo. Per avere la libertà. Io ho firmato pure un editoriale sul quale c'era scritto Bersani è fuori. Servono nuovi nuovi. Abbiamo scritto Rodotà e Fabrizio Barca. Il mio voto non deve condizionare la mia libertà e la censura che do persino a colui che ho votato. Questo voglio dirlo a Misiani, perché lo intenda Comi. Non è che io giudico il ventennio berlusconiano un disastro, non lo giudico perché sono nemico
e mi finanzia il partito che opposto. Ma un uomo nuovo, caporale, insomma, anche questo. Mi no, 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 no. Sentirai che. No, insomma, voglio dire un'altra cosa. Straordinaria, con pensioni, Rodotà, con pensioni anche lui, no? In diversi settori. Ma il giudizio nel merito. Privacy, non persona bravissima. Il giudizio Rodotà, di però, merito lo lascio a chi. Dopodiché. A chi, benissimo. No, non, perché voglio ma dire. Ma non mica è quello. Tutto anche non Barca, è quel è stato un ministro magnifico. Trovatene tre. Altri. Va io benissimo. Voglio dire un giudizio però, che sia scevro, libero, forte. Se noi abbiamo un problema in Italia, credo, Linda Lazzarotti è stata ministra delle regioni, è la vergogna delle regioni, l'istituto del regionalismo. Quando mai un partito, lo proporrei a Misiani, ma anche a Comi, ha mai pensato di dire non le province, forse è oggi il momento di decidere innamorati del federalismo tagliare della le regioni. Le regioni storicamente non è un giudizio politico, ma è vero. Sono state macchine dello spreco e macchine allora, della vergogna ma legislativa. Vero, ma non è vero, ma non è vero, è tutto questo così. È un giudizio generalizzato. Ma è la storia repubblicana. Ma è evidente ma che ma se tu vero. Prendi il caso della Sicilia... Scusate, Misiani e Comi. Ditemi una cosa, si può pensare a una riforma seria delle regioni nel prossimo Parlamento? Una cosa su cui possiamo ragionare, dato che come è andata male, perché l'abbiamo visto, perché insomma non è che ce li siamo noi inventati gli orrori che abbiamo visto scoperchiando la regione Lazio, scoperchiando la regione Lombardia. Adesso la Comi mi dirà che è molto efficiente, lo so, ma io nonostante sia molto efficiente anche senza regione. Ecco. Ma si può essere San efficiente Raffaele anche senza Andrangheta, scusami, ogni regione si dà uno, la gente deve sapere, ogni regione si dà uno statuto, quindi però dovete anche far parlare anche loro. Ah, scusami. Ogni regione ha uno statuto, e avendo uno statuto, ognuno si dà delle regole particolari. Allora, Comi e Misiani. Sì, allora, sulle regioni io non sono concorde, cioè preferisco l'abolizione delle province e il mantenimento delle regioni, per un motivo peccato molto semplice ed europeo. Contro. Ci sono, no. Noi nel nostro programma abbiamo sempre messo abolizione delle nel province. Programma, ma nel le voto spiego, alla Camera avete le spiego votato anche contro. Perché. Scusa, le spiego avete inventato la provincia di Monza e Brianza. Le spiego anche anni perché. Fa vi siete inventati una provincia in più. Monza e Brianza. No, attenzione, io non considero quello che e ha fatto Bani Monti Aussola. Con i criteri che ha utilizzato Monti l'elemento utile per eliminare le province, perché non risolveva il problema. Certo, il problema è utilizzare un criterio di densità di popolazione, quindi si utilizza un criterio diverso, oppure si eliminano tutte le province. Però usciamo quello dal benaltrismo, perché se c'è era... sempre una cosa più figa no, da fare, però non si fa mai niente. Hanno votato però contro, che... quando ma c'era la riforma costituzionale che sopprimeva, però sulle regioni contro, vorrei fare quindi, questo non... passaggio, se me lo permettete. A livello europeo si creano delle alleanze e delle anche condivisioni a livello regionale. Regione Lombardia è grande quanto l'Austria, se non di più. È un po' grande quanto la Svizzera. Quindi è impossibile venire a meno con delle regioni, perché viene a mancare il rapporto tra il cittadino e quindi il comune e una funzione intermedia istituzionale rispetto allo Stato. Allora, quello che noi vogliamo è sicuramente un federalismo fiscale che è utile, dall'altra che dà maggiore efficienza, con costi non e tagli non standard. Okay. Ma legati alla produttività, ma non possiamo togliere le regioni, togliamo le regioni quelle più piccole, ma se lei dovesse togliere regione Lombardia, io non parlo di sprechi perché su quello c'è da... Maroni si arrabbierebbe moltissimo tra l'altro, dopo tutto no, quello parte, che ha fatto, a parte Maroni, no però, sto scherzando, vede, è una battuta. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, noi al Parlamento europeo ci siamo ridotti del 50% lo stipendio dal 2009, quindi se si vuol fare si può fare come lei stessa ha dimostrato. Linda, no, anzi, ma no, io posso... diciamo sul regionalismo, io credo che tutti gli stati moderni hanno forme di decentramento, il problema è che noi, siccome non il sistema dei partiti non ha avuto il coraggio di dire no a nessuno, ci siamo conservati tutti, per cui noi abbiamo lo Stato, le regioni, le province, i comuni, poi ci sono le comunità montane, poi ci sono una serie di... Allora il problema è sì avere un decentramento, perché è un sistema moderno, quale? Però bisogna semplificare e eliminare una serie di cose, perché questo modello non ce l'ha nessuno. Ma perché è rimasto? Perché questo ha alimentato il ceto politico in questi 15 anni. Non c'è questa dubbio. È la verità. A proposito... Allora, se no arriva lo tsunami, ma si può prevenire lo tsunami? Questo è questo che a me diciamo fa dolore, fa dispiacere, perché io credo nelle istituzioni, non penso che Grillo farà bene all'Italia, ma penso che i partiti e la classe dirigente avrebbe avuto il dovere di intervenire prima. Allora, scusatemi, c'è un'agenzia che forse vale la pena di leggere un attimo, Misiani, perché Alfano dice al PD
facciano governo, si torni al voto. Noi chiediamo al PD di non impiccare l'Italia ai propri interessi egoistici e di partito. Se sono in grado di fare un governo lo facciano, e lo facciano rapidamente, altrimenti torniamo a votare. Aspetti almeno le consultazioni che si aprono. Ma infatti è una dichiarazione veramente che non condivido. Altro che interessi egoistici di partito, noi stiamo parlando al Paese e dicendo che ci sono una serie di cose che bisogna fare urgentemente. Dare aiuto a chi sta soffrendo la crisi, dare sostegno alle imprese, iniziare a riformare le istituzioni, poi parliamo anche delle regioni. Per fare questo serve un governo che però si regga su punti chiari, perché è chiaro che non possiamo essere tutti d'accordo su un certo modello di rinnovamento della politica, sul conflitto di interesse, su altre cose. Però noi siamo per un confronto alla luce del sole fatto in Parlamento, al di là di quello che dice Alfano. Sulla questione delle regioni, sì, però sono, avete detto no al dialogo con PDL. Io sono, vabbè, è un po' complicato dialogare oggi mi dica le regioni, che poi voglio farvi vedere una cosa. Le regioni... Sulle regioni, allora, il punto è questo. In tutti i paesi del mondo che hanno una dimensione come l'Italia, 60 milioni di abitanti, c'è qualcosa di intermedio tra i comuni e lo Stato centrale. Si chiamano regioni da noi, Länder in Germania. Ok, ma ne abbiamo pure tutto il resto, okay, diceva Lanzillotto. La cosa che dobbiamo fare in Italia è semplificare e decidere chi fa che cosa, se vogliamo iniziare a risparmiare risorse e a razionalizzare. Però guardate che non partiamo da zero, perché vorrei ricordare che il governo Monti a dicembre ha varato un decreto che il Parlamento ha convertito, che è intervenuto radicalmente sul tema del funzionamento della politica a livello regionale. Quindi non è vero che non è stato fatto nulla. Cioè, allora, la fermo un momento, perché dato che Antonello Caporale ha toccato il tema degli stipendi dei parlamentari, il Parlamento ha fatto una cosa innovativa, ha reso noti tutti i redditi dei parlamentari. Siamo andati a capire un po' com'è la situazione. Io li guardate. Messi su internet. Non li ha messi. 35.439.000 euro è il reddito di Silvio Berlusconi, da sempre si sa l'uomo più ricco della politica italiana. Ricco, ricchissimo, addirittura 30 volte più ricco del secondo classificato nella graduatoria dei redditi dei leader politici. Mario Monti, infatti, dichiara solo 1 milione di euro. Al terzo posto un insospettabile Walter Veltroni, che in confronto ai primi due quasi sfigura con i suoi 235.000 euro. E il più povero, si fa per dire, il leader dell'UDC Casini, con 116.000 euro. Complimenti ai nostri parlamentari, trasparenza impeccabile, rendere pubblici i propri redditi è senz'altro un bel gesto nei confronti dei cittadini. Ci si aspetterebbe però che le onorevoli dichiarazioni fossero facilmente consultabili da tutti i cittadini, considerato che siamo nell'era digitale, nell'Italia 2.0, dove tutto è a portata di click e dove persino nella campagna elettorale i candidati se le sono date a suon di tweet e di videomessaggi su Facebook. E invece, per ottenere queste informazioni, bisogna affrontare un percorso ad ostacoli. Una legge del 1982, cioè di 30 anni fa, prevede infatti che il cittadino debba andare di persona negli uffici della Camera dei Deputati. Dimenticatevi quindi il sito internet, ma piuttosto prendete nota dell'indirizzo. Via Uffici del Vicario numero 21. Ci potete andare nel corso della settimana, dalle 10 alle 19. Una volta arrivati, assicuratevi di essere muniti di taccuino e penna, perché le dichiarazioni dei redditi si possono solo consultare. Sono severamente vietate le fotocopie. Insomma, una gincana che scoraggerebbe chiunque. E così le dichiarazioni dei redditi dei nostri politici rimangono secretate nei palazzi del potere. Evviva l'era della politica telematica, quindi, ma solo quando fa comodo. Non è così. No, non è così, così non perché è così. Volontariamente noi li abbiamo sono messi su internet. È una cosa volontaria. Però, credo che sia ancora volontaria, forse Misiani lo sa. Ma... Allora, io... ditemelo tutti e tre, quanto guadagnate se l'avete messo online? Lei l'ha messo online? Io l'ho messo online, certo. Anch'io l'ho messo online. Quanto guadagna Lanzillotto? Io credo che tra il reddito parlamentare già raggiungo i 325.000 euro. 325. Ma io ho un reddito... Autonomo Parlamento. Oltre a quello parlamentare. Misiani? Io dovrei essere sui 121.000, faccio solo il parlamentare a tempo pieno. Io vorrei ricordare che la stragrande maggioranza dei parlamentari del Partito Democratico, ma lo stesso vale anche per molte altre forze politiche, hanno messo in internet le loro dichiarazioni. Nel sito del Nazionale del Partito Democratico c'è una sezione apposita dedicata all'anagrafe degli eletti, in cui i cittadini possono trovare non solo i redditi e le situazioni patrimoniali degli eletti del PD alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, ma anche tutta la loro attività.
uno sforzo di trasparenza è stato fatto in questi anni. Sì, appunto, è vero. Noi purtroppo posso dire una cosa, no? Io non contesto la riduzione del, perché oltretutto credo che siano lievitati, si era tentato, poi Tremonti non l'ha fatto, c'era stata una norma per portare tutti i compensi nelle istituzioni a quelle che era la media dei paesi europei. Non è stato fatto dal governo Berlusconi, quindi credo che quello debba essere il parametro, perché il punto è ridare anche funzione alle istituzioni, cioè infatti bisogna ridurre... Non è problema di affamare chi lavora nella politica, il problema è di capire, perché ha ragione Antonello, a me la cosa che mi colpisce è il fatto che è così complicato capire come si compone lo stipendio, sono tante voci appunto, che hanno nomi strani, e diciamo questa, quanto guadagnano. In questa crisi economica è chiaro, certo, sentire le cifre fa male, perché tanti perdono il lavoro, capisci? Voglio dire un'altra cosa, per essere ragionevole, di politica campano in Italia... 1 milione di persone. Questo ha detto punto. Bene Lanzillotta, ci sono 5 livelli di governo e un istituto più degli altri ha dato cattiva prova di sé, non cattiva per l'ultimo fiorito, cattiva per la degenerazione. Io vi dico una cosa, così faccio contento pure alla Racomi, il governo della Campania e di Napoli, al tempo in cui c'era la sinistra e il centrosinistra al governo, ha speso per l'industria della monnezza 7 miliardi di euro. Senza risolvere il problema. Allora, perché nessuno mi dice ma dov'è il problema? Perché magari, l'Unione Europea, magari le province possono resistere e togliamo le regioni, magari i comuni al di sotto di 5.000 abitanti devono accorpare i servizi tecnici, accorpare la burocrazia orizzontale. Non abbiamo un pensiero diverso. Non abbiamo un pensiero diverso, ma non si fa. No, non si fa. Decreto 98 del 2011, sì, è previsto un percorso. Infatti c'è il nuovo mondo. No, non c'è il nuovo mondo, c'è una legge che deve essere, che via via stanno attuando. Però la Comi non mi ha detto se ha messo il suo reddito online e quanto guadagna. Sì, per far allora, volevo anche farlo. Illustrarvelo, immagino che non riuscirete a vederlo, però siamo obbligati come parlamentari tiri europei... Tiri un po' più su, aspetti, ecco, ecco, va bene. Questo okay. È il Parlamento europeo, siete obbligati a metterlo online. Siamo obbligati a metterlo online. All'interno indichiamo i lavori fatti precedentemente. In Italia non si è obbligati, questa è la differenza. Successivamente, come vedete, sono molte pagine perché bisogna indicare anche le partecipate alle quali si prendono dei redditi, i collegamenti che possono esserci all'interno di varie aziende e eventuali conflitti di interesse con anche le leggi che vengono poi inserite. Questo è quello che si fa a livello... Scusi, ma a parte che voglio sapere lei quanto guadagna, ma poi voglio chiederle una cosa. Perché lei che ha visto questo bel nuovo mondo, il Parlamento europeo, non ha parlato con i suoi compagni di partito? Ha detto, ragazzi, qua in Europa fanno delle cose secondo fighissime. Me non glielo ho detto. Perché non le facciamo anche noi in Italia? L'hanno ascoltato poco, diciamo. Gliel'ha detto, hanno ascoltato poco, diciamo. Allora, guardi, su questo noi come parlamentari del PDL siamo 22-23, quindi sì. Rispetto ai parlamentari che sono presenti in Italia sono molti di più. A livello europeo l'accordo viene anche in modo rapido, sembrerà strano, tra 27 paesi quando si parla sì, di... posso dire di finanza, anche per i rimborsi noi devono essere tutti ampiamente certificati e doppiamente controllati. Diciamo che, onorevole Comi, diciamo che ad esempio se la stessa domanda la facessimo all'onorevole Verdini, suo collega di partito, sarebbero imbarazzanti le risposte, visto le innumerevoli incarichi che ha avuto in alcune banche, viste le vicende. Beh, a livello europeo dovrebbe totalmente indicarli. Guarda, Lara Comi, le signore del mio pubblico sono curiosissime di sapere lei quanto guadagna, sono le curiosità. Sì, allora, lo stipendio è di 5.008 e le tasse noi le paghiamo in Belgio. E le altre indennità? Le altre indennità? Allora, gli assistenti, no? Quindi quello che riguarda le spese di assistenti sono interamente pagate dal Parlamento europeo, buono. Quindi l'assistente è assunto dal Parlamento europeo e io ho una formula che adoro. Mi piace molto anche a me, perché in Italia invece non li assumono, esatto. Li pagano esatto. In nero e poi si prendono i soldi e se li mettono in tasca, che non va bene. L'assistenza sanitaria, l'aspetto della pensione e vengono regolarmente retribuiti anche le missioni che fanno gli assistenti dal Parlamento europeo. Noi non tocchiamo un soldo.
Però fammi dire una cosa che può sembrare impopolare sul reddito dei deputati, dei parlamentari. Cioè, un conto, io non sono a prescindere contrario al fatto che un deputato sia pagato in modo dignitoso. Cioè, se uno fa bene il lavoro, ci mancherebbe pure. Anche alla funzione. Va benissimo, ci mancherebbe 10.000 euro, glieli do volentieri perché sono soldi ben investiti, la brava persona. Diversamente è lo scandalo che abbiamo raccontato, ad esempio in alcune regioni, non voglio fare nessun nome, il signor Lupi, che non c'entra con Maurizio Lupi, che è un consigliere regionale del Piemonte, il quale si è distinto ad esempio per aver assunto nel suo ufficio la moglie, dicendo è l'unica persona di cui mi fido. Allora è evidente che di fronte il signor Lupi, che invece ha dato una lista tarocca che si chiama Verdi Verdi, comunque la vicenda non è questa. Il caso è che se noi in tutti questi anni abbiamo raccontato casi come questo, è chiaro poi che ci piace vedere in Sicilia, che è come dire, no, la madre di tutti i grandi scandali, la regione che dal pozzo senza fine, del magna magna. E ci può piacere il fatto che lì un deputato dell'ARS prenda 2.500 euro. Non è così però che risolvi la questione, perché un deputato ben pagato dovrebbe essere anche un deputato meno corruttibile. Questo era il principio che era alla base... Poi certo ci sono i casi di Verdini, di tantissimi altri. Scusami, però David, posso dirti una cosa? C'è un problema anche di funzioni, però perché io ancora non ho ben capito, forse voi avete capito meglio di me, perché un consigliere regionale lo paghiamo fior di quattrini e poi un sindaco di una grande città lo paghiamo un terzo, perché secondo me è più difficile fare sindaco. Perché le regioni se lo decidono da solo, i sindaci lo decidono da solo. E anche gli sprechi sono a norma di legge nelle regioni. Ogni regione. Perciò è un guaio enorme. Loro fanno la leggina e ma scusate, ma ogni regione ma si il Molise ha acquistato una barca, una nave per mandare in Jugoslavia all'altra sponda dell'Adriatico gli anziani con i fondi del terremoto, ha speso un miliardo di euro per un paesino. Ma sapete che a San Giuliano del Molise è stata costruita l'università, 1200 abitanti, sapete che è un federalismo, le strisce pedonali a San Giuliano sono di travertino e non... Allora, scusatemi, ho bisogno però di per arrivare a un ultimo punto, sentire Misiani, perché è un tema che lo riguarda da vicino. Finanziamenti ai partiti. Bersani, a che tempo che fa, ha detto questo. Voglio sapere come vi muoverete. Non sono disposto a rinunciare a un principio, fosse anche per un euro, a rinunciare a un principio che da Clistene in poi è un principio collegato alla democrazia, e cioè... che la politica ha una qualche forma di sostegno pubblico, se no la fanno solo gli ottimati e i miliardari. Non sono disposto a mollare su questo punto. Mentre invece chiedo che si discuta su altri punti. Un partito deve dire, secondo una legge, quali sono i suoi meccanismi interni di trasparenza, di elezione di organismi dirigenti, codici etici per le candidature, l'uso dei finanziamenti certamente... Perché un partito che fosse azzoppato nella sua democrazia, una volta al governo, azzoppa tutta la democrazia, come abbiamo visto in questi 10 anni. Misiani, Grillo però dice aboliamoli completamente. Avete già un primo problema serio su cui confrontare con i grillini o no? Ma Clistene può essere declinato nel 2013 in tanti modi. Anche superando il sistema attuale, come ha detto Bersani, in direzione nazionale. Poi ci sono altre forze politiche che vogliono l'azzeramento complessivo dei rimborsi elettorali, perché poi quelle stesse forze politiche, Grillo compreso, prendono i soldi che Camera e Senato danno ai gruppi parlamentari, quindi in realtà contributi pubblici li prendono anche quelli che sono... i più feroci avversari del finanziamento pubblico. Però loro hanno detto che tutto il rimborso elettorale che hanno diritto di 42 milioni lo mollano. Ho capito bene questo, no? Sì, sì, certo che lo mollano. Non ha detto che lo mollano. Questo, da questo punto di vista va riconosciuto. E lei la considera una stupidaggine, quella di lasciarlo no, tutto? No, no, non sto dicendo la stupidaggine. Sto dicendo che però le questioni le dobbiamo vedere nella loro interezza, perché quelli che mollano i 42 milioni, come dice lei, sono una forza politica che, per esempio, non pubblica nemmeno un bilancio. E allora la scelta è assolutamente rispettabile di rinunciare ai rimborsi elettorali tenendosi invece i fondi dei gruppi parlamentari, però mi piacerebbe capire a questo punto chi finanzia quel movimento, come vengono spesi i soldi, e credo che sia un diritto di tutti i cittadini. Mi piacerebbe vederlo su internet. Chiarezza, onorevole la Misiani, trasparenza... No, io ricordo una cosa che può essere utile alla discussione. Era il governo D'Alema. Era il governo D'Alema, ma così si prepara la risposta. E c'era una bellissima legge. Il finanziamento pubblico era dato dai cittadini. Se mi convinceva quel partito,
io sottraevo nella dichiarazione dei redditi e davo quello che volevo. Come mai quella legge sul finanziamento, che era la più democratica, equa, giusta, è stata cassata? Allora, ne parliamo dopo la pausa, perché devo andare in pubblicità per forza di cose, se no mi ammazzano. Pubblicità. Signor Presidente, la situazione è delicata. Lei ha il pallino in mano. Ho un pallino in mano? Il pallino. Deve trovare una soluzione. Adesso è tutto nelle sue mani, Presidente. È tutto nelle mie mani. Chi sta mano? Guarda, Graziano, può essere ferro o può essere piuma. Non capisco. No, una citazione di Verdone, lascia stare, tu sei arido, tu per te l'oceano è il Verdone, lascia stare. Cosa intende fare, signor Presidente? La situazione è delicata. La situazione è delicata. Ho capito. Non sono mica un fiasco che si abboffa. Calma. Che faccio? Governo di minoranza? Governo del presidente? Governo di scopo? Governo balneare? Governo alla pescatora? Panna prosciutto governo? La verità è che tutti vogliono che Grillo sia lei col PD. Sai che faccio? Io prendo il toro per le corna. Cosa fa? Io chiamo i grillini in persona. Passami la lista. Eccola. Li chiamo in persona. Basta. Oh, iniziamo dal primo. Agnagnanana agnagnani. Ma che nome è? Pronto? Parlo con la signora agnagnagnagnani. Sì, buongiorno, sono il presidente Giorgio Napolitano. Posso parlare col senatore Andrea agn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 
e a scuola. Mi insegna? No. Ah, no. Sta imparando le equazioni secondo grado. È già qualcosa. Te l'hai mai visto Razzi a fare un'equazione secondo grado? Va bene, signore mio, quando fa la ricreazione, se mi fa chiamare, grazie, non sei qui. Come dare torto a Crozza, il nostro editorialista di riferimento. Allora, c'è una domanda che è arrivata, che secondo me è cruciale, però abbiamo 30 secondi, quindi Misiani deve essere bravissimo. Ma se si riva ad elezioni, i partiti prenderanno i nuovi rimborsi elettorali due volte in meno di 6 mesi? No. Domandone. No. No. Ah, gli sono bastati un nanosecondo, bravo. Sono stato sintetico, no? Sinteticissimo, complimenti. Io vi ringrazio tutti e faccio ancora gli auguri dell'8 marzo alle donne italiane, ma anche agli uomini. E vi ricordo una cosa importante, che l'altro ieri in questo paese in cui si parla di femminicidio, un signore è entrato in un ufficio della regione Umbra e ha ammazzato sul colpo 2 donne per bene, capaci e innocenti, che stavano facendo il loro lavoro. Quindi dedichiamo questo 8 marzo a queste 2 donne. Grazie a tutti, a lunedì.